Vogliamo ringraziare la nostra redazione anche questa sera. Quindi presentiamo prima Eleonora, che è la nostra vice direttrice. Eleonora, dico solo che l'ho già detto tante volte, è proprio l'anima del sito, della testata, perché senza di lei io e Giusy ogni tanto brancoliamo nel buio, quindi lei, diciamo, è il cuore, il braccio, la gamba, è un po' tutto. Eleonora, vuoi dire qualcosa? Io ringrazio tutti gli esseri umani. L'avete imbarazzato. Sono tutti dimmi, questa sera anche la nostra Eleonora inizia a perdere colpi. Però ci sono persone diverse, quindi ripresentati. Io sono Eleonora, sono toscana trapiantata a Roma. Scrivo anche come Giusy e Erika, la mia prima passione è stata il calcio. Ho cominciato la carriera giornalistica sui campi dei giovanili laziali e ora siamo qui tutti insieme con gol di tacco e speriamo di vedervi numerosi anche al nostro prossimo evento. Di procreare a nuovi tacchetti, diciamo. Presentiamo anche la nostra caporedattrice Claudia Rosco. Dov'è, si è persa? È stata risucchiata anche lei, non si sa. Claudia, dove sei? No, non c'è più. Ok, tra l'altro volevo farvela vedere perché invece lei questa sera era vestita di stile juventino, quindi era divertente fare così, al vertice classifica, fare questo duetto. Poi abbiamo, c'è Giusy Citera, vieni Giusy. Questa sera purtroppo siamo poche della redazione, anche perché siamo sparse in tutta Italia, quindi non siamo solo qui a Roma. Giusy, dici qualche parola? Sono Giusy, collaboro con Ecospeed. Era a fumare. Niente, mi piacerebbe fare questo lavoro e concordo pienamente con tutte le opinioni che avete dato questa sera, sia sul derby sia su Juventus Empoli. La nostra Claudia è arrivata, era a fumare, scommetto, eh? Sì. No? La nostra caporedattrice Claudia Rosco, ti presenti nuovo perché sono un po'. Ciao a tutti, sono la nuova caporedattrice praticamente da poco, quindi... Praticamente da sempre, ma adesso ufficialmente. Sono molto contenta perché anche questa serata, diciamo, è stata all'insegna del fair play, come sempre, perché la linea editoriale del nostro magazine è questa, quindi diciamo che facciamo un'unione di tutte le squadre e siamo contente per questo e vogliamo dialogare in tranquillità e pace, perché appunto vogliamo dare questo messaggio appunto dello sport nella tranquillità, perché ci piace appunto parlare di tutte le squadre alla fine, perché siamo, diciamo, tutte parliamo tutte di